Salve a tutti ragazzi, belli e brutti, e mi iscritti più di tutti, bentornati su Giovi HD Spo. Io sono Giovi Spo e questo è il video, diciamo, tra virgolette, tutorial, spiegazioni, chiamatelo come volete, come fare crediti su Foot 15. Allora, come premessa, sperando che aprano la web app di Foot 15 prima dell'uscita del gioco, come è successo su Foot 14, come ben ricordate, quelli che giocano da Foot 14 e anche da Foot 13. L'anno scorso è uscita la web app prima, e dunque all'uscita del gioco c'erano già giocatori che avevano un bel po' di crediti messi da parte. Iniziamo questo tutorial, che sarà secondo me breve, ma spero di aiutarvi a fare qualche credito anche prima dell'uscita del gioco di Foot 15. Dunque, quando andremo sulla nuova web app, perché ci andrò pure io naturalmente, di Foot 15, ci daranno pacchetti omaggio. È normale? Sì, perché ci daranno pacchetti omaggio per come premio fedeltà, diciamo. Dovrebbe essere così, se non mi ricordo male. Ditemi voi se è giusto così nei commenti. E doni giornalieri, questi li danno anche se non siete presenti da Foot 13, Foot 14, ad esempio. Il mio consiglio è tenere tutto, non tutto tutto. Vi spiego perché. Tra poco vi spiegherò il perché. All'uscita del gioco, i giocatori costeranno tantissimo e quindi sì, avranno crediti in più a disposizione con la vendita dei giocatori che costano un bel po'. Naturalmente si tengono giocatori con 84 in più di overall o anche di meno, ma che dobbiamo sapere costino di più, che costino tanto. Se abbiamo un giocatore che è un 87, un 86, che costerà poco perché sarà poco usato, non credo che sarà un buon investimento. Oppure se abbiamo un giocatore tipo un 84 di overall, che ha 5 stelle mossabilità e 4 stelle piede debole, secondo me quello potrebbe costare un bel po'. Però dobbiamo vedere anche se è veloce, perché secondo me la velocità conta sempre. E dunque questo è un consiglio che potrei darvi. Iniziare la compravendita. Vi state chiedendo con quali giocatori? Allora, l'anno scorso io iniziai compravendita con giocatori oro e argento. Argento, il consiglio di quelli argento è quello di prendere quelli veloci. Per esempio, difensori centrali con 70 o più di velocità. Si trovano all'asta a 150 crediti e si rivendono a 300 crediti. Cosa proprio easy easy, e dunque così da iniziare ad accumulare crediti per l'uscita del gioco, perché quando usciranno il gioco, ve lo ripeto ancora, i giocatori costeranno un fottio. Se potete, potete farvi anche una squadretta per iniziare a giocare subito all'uscita del gioco, però se iniziate in divisione 10 online non credo che incontrerete mai qualcuno che abbia tutti oro, o tipo la squadra della BBA più forte del mondo. Potete incontrare con la nuova novità su Foot 15 qualcuno che abbia preso in prestito Messi e altri giocatori. Per esempio, chi ha l'Ultimate Edition prenderà Messi per 5 partite, se non mi sbaglio. Io prenderò quella classica perché col fatto del prestito credo che non lo riuscirò a prendere. Naturalmente, un altro consiglio di tenervi i crediti che avete nel CFC là, di tenerveli, di conservarveli, così in modo tale da poter prendere in prestito qualche giocatore da provare. Non aprite pacchetti, non apriteli. È una cosa brutta aprire pacchetti all'inizio del gioco, soprattutto perché è uno spreco di crediti. Già ne abbiamo pochi, se apriamo pacchetti ne avremo ancora di meno. Quindi attenti. Se avete più account, accedetevi giorno per giorno, perché giorno per giorno ci sono i doni giornalieri, cioè è naturale sta cosa. E dunque, i doni giornalieri possono essere un pacchetto, un giocatore, tra virgolette, 1000 crediti, 500 crediti, crediti, ottimo. Cioè, è una cosa buona, secondo me. Questo è tutto. Se avete accorgimenti, consigli da scrivermi, ditelo nei commenti qui sotto e forse ci farò un nuovo video. Dunque, detto ciò, vi invito anche a passare dal canale demografico, troverete il link qui sotto in descrizione,
oppure l'annotazione in alto a destra. Se il video vi è piaciuto, lasciate un bel pollice all'insù, iscrivetevi al canale se non siete già iscritti. Qui è Giovispo, vi saluto e vi ringrazio e ci vediamo alla prossima con un nuovo video. Spero che questo video vi sia stato utile. Ciao e alla prossima!